Signore e signori, bentornati su ScreenWeek.it. Oggi per la prima volta entriamo in questo nuovo mondo che è il mondo delle interviste. Bene sì, ci sono venuti a trovare tre amici e oggi ce l'abbiamo qua sul nostro divano. Diamo il benvenuto a Isabella Aguilar, Davide Orsini e Stefano Lodovichi. Sono gli autori di In fondo al bosco. Isabella e Davide sono sceneggiatori, mentre Stefano è regista. E sceneggiatore. E sceneggiatore. A questo punto vi chiedo, come vi siete conosciuti? Avete già lavorato insieme la prima volta? Io e Davide ci siamo conosciuti 5 anni fa a Monti, perché avevamo l'idea di iniziare a scrivere una serie TV sul calcio. Ovviamente questa cosa è tipo una fregata subito e abbiamo colto la palla al balzo per scrivere un film, che è il nostro primo film, si chiama Quadro, prodotto da Recinema e Mood Film. Quindi abbiamo iniziato a lavorare lì. In quel caso il progetto, la sceneggiatura è arrivata finalista al premio Solinas Experimenta. Là abbiamo incontrato Isabella, che ci ha fatto più o meno da tutor, nel senso che ero nella giuria che fa anche tutoraggio. Si sentiva la necessità di una donna? Del gruppo? Da coppia esclusiva. Un pitch al volo del film, chi ce lo fa? Vai. In fondo al bosco racconta la storia di un ritorno, diciamo, nel senso che durante una festa tipica delle valli del Trentino Alto Adige, la festa dei Krampus, che si svolge il 5 dicembre, mentre tutti i paesani si vestono da diavoli e sfilano in piazza con le catene, la musica, un bambino scappa spaventato e si perde nel bosco, appunto, scomparendo nel nulla, cioè come se fosse evaporato. Le ricerche non portano a nulla, quindi questo caso si perde dopo l'eco mediatico dei primi tempi, si perde nello scorrere del tempo, fino a che 5 anni dopo improvvisamente il bambino viene ritrovato in tutta un'altra città, dall'altra parte d'Italia, a Napoli. Un bambino che corrisponde all'identikit del ragazzino, le prove forensi dicono che lui, soltanto che questo ritorno in paese, che dovrebbe essere l'inizio di una benedizione, il sogno di qualunque genitore che abbia perso un figlio in circostanze così drammatiche, piano piano si trasforma in qualcosa che non è un sogno, perché alcuni personaggi, e soprattutto il nonno, la madre, alcuni personaggi del paese cominciano a dubitare che il bambino sia effettivamente lui. Ma c'è anche dell'horror quindi in tutto questo? Ma guarda, in realtà il film è un thriller con componenti misteri. Ci piace definire di horror più psicologico. Sì, sì, un thriller psicologico più questo. Sì. Sì, sì. Diciamo che l'avvento di questo bambino in paese tira fuori veramente l'orrore dentro e tutti i segreti di ognuno degli abitanti del paese. Quindi è un po' un horror dei sentimenti. Ok. Sì, possiamo coniare questa nuova. Questo cos'è? Cross-gen. C'è un caso di cronaca che ha degli elementi simili, noi vedemmo un documentario tempo prima su questo caso di cronaca e ci colpì molto, quindi anche lì c'è un'ispirazione, insomma. Assolutamente, ma ha tanti fatti di cronaca, io sono una maniaca di chi l'ha visto, e effettivamente, cioè, muovono comunque degli archetipi collettivi che ovviamente sono interessantissimi da esplorare, quindi siamo andati proprio a fondo nella parte oscura. Della psiche umana, ok. Questo film è prodotto da Sky. Sì, questo film è prodotto da Sky Cinema con One More Pictures, distribuito a Notorious Pictures. Quindi è un film per il cinema che poi ovviamente per la televisione e per il cinema. Sì. Allora, parliamo del cast. Di tutto il cast abbiamo lavorato soltanto con il personaggio di Elze, Maria Vittoria Barrella, che è la protagonista anche di Acquadro. Gli altri no, sono stati trovati dopo un lungo casting. Devo dirti che c'era un'idea molto chiara del ruolo di Manuel. Doveva essere comunque un uomo forte, con una presenza scenica molto, molto importante, ma che avesse al suo interno anche una capacità di trasmettere una sensibilità e delicatezza che non era semplice da trovare, ma Filippo Nigro ha incarnato perfettamente questa cosa ed era più o meno l'idea che avevo fin da subito. Filippo era per me Manuel. Il ruolo di Linda è stato un po' più complicato perché avevamo fatto un casting molto lungo, eravamo arrivati a determinate scelte, poi il caso ci ha portato a dover riaprire il casting di corsa e in quel momento abbiamo trovato Camilla Filippi, che è arrivata e al primo provino è stata scelta perché è arrivata ed era Linda. Lo sapete che vi dovrete scontrare con un titano? Cioè, sarà Hunger Games nelle sale nello stesso periodo. Come pensate di combattere? Sappiamo che andrete a vedere Hunger Games, se per favore sbagliate sale. Poi le sale troppo piene di Hunger Games, no, confusione, no, cioè, quelli che ti tirano i popcorn, invece una sala col giusto. Però non stai girando bene. Bene, a questo punto vi invitiamo il 19 novembre ad andare al cinema a vedere In fondo al bosco. Mi raccomando, non ve lo perdete. Tante care cose, un bacione.